Anni 80, convention medievaleggianti nerd, tempoline che collassano, tanti Loki olografici diversi e molto altro. Easter egg e curiosità di Loki episodio 2. 42. Ciao da Giacomo Chiari, viaggiatori del tempo e varianti di Lega Nerd. Quando inizia questo episodio di Loki? Nel 1985, anno in cui è ambientato ed è uscito nei cinema il primo storico e mitico Ritorno al futuro. E sempre perché non si esce vivi dagli anni 80, si sente la canzone Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler. Una canzone che però negli ultimi giorni abbiamo sentito in almeno un altro paio di occasioni, nel trailer del videogioco dei Guardiani della Galassia di Square Enix e nel trailer di Masters of the Universe Revelation. Bellissima canzone, però raga. Nel 1985 c'è questo festival medievale, molto nerd, nella cittadina di Oshkosh, che tra l'altro è la cittadina natale di Mark Gruenwald, lo stesso che abbiamo detto autore Marvel, a cui è stato praticamente tributato un omaggio con il personaggio di Owen Wilson, che è il creatore di alcuni personaggi come Crossbones. Quando i nostri vanno in giro, si vede a un certo punto il negozio Dragonfly che vende armature. Sarà un richiamo al personaggio dei fumetti? Dragonfly, oppure è un nome libellula molto evocativo per un festival medievale che vende armature per un negozio? Ma non diteci poi che noi siamo gli unici che abbiamo notato una certa somiglianza, visto che di somiglianze si parla dalla settimana scorsa con questa simil Peggy Carter, che forse è lei, una somiglianza del personaggio femminile che dice: ehi, ma forse avete sbagliato luogo con quelle armature, questa è una convention medievale, con Catherine Hahn, una versione giovanile della attrice che poi è Agatha Harkness. Ma chi lo sa, certo è che c'è un po' di somiglianza, no? Ah, Loki, tanti Loki, molti Loki, tutti i Loki varianti che vediamo passarci davanti agli occhi in maniera olografica quando nella TVA dicono che li hanno già fermati. Abbiamo quello sotto forma di gigante del ghiaccio, perlomeno con la pelle blu e somaticamente simile al padre di Loki, appunto Laufey, che abbiamo già visto la settimana scorsa. E poi ci sono delle varie versioni, un Loki un po' mostruoso, grosso, gigante, stile Hulk, uno tipo sportivo, stile ciclista, uno che sembra Loki fuso con il mandarino di Iron Man 3 e poi un Loki vichingo che potrebbe essere una figata. Chi lo sa se lo rivedremo mai, speriamo non l'abbiano falciato. Il mistero dei custodi del tempo, con cui sembra che anche all'interno della TVA pure quelli, insomma, di livello medio-alto non riescono a parlare. La nostra Ravonna Renslayer, che vediamo molto, molto più del primo episodio, molto più attiva e ci nasconde probabilmente qualcosa, sappiamo che nei fumetti è la compagna, è in amore con Kang il Conquistatore, un criminale del tempo. E beh, c'è da notare che una delle statue dei custodi del tempo che si notano nell'episodio sembra un po' richiamare il Kang il Conquistatore dei fumetti, che veramente non ci stiano raccontando tutto e uno di loro sia un infiltrato, chi lo sa. E poi sappiamo che quando le cose vengono accennate poi magari tornano fuori. Chi è questo altro agente speciale con cui Ravonna Renslayer ha un rapporto speciale e particolare oltre al personaggio di Owen Wilson, il nostro Mobius? E che cos'è quella penna? Quella penna della Franklin Roosevelt High School? Qualcuno non ce la racconta giusta. Una cosa curiosa, sono felice di non averlo notato solo io, la receptionist della biblioteca della TVA ricorda tantissimo la Rose di Monsters & Co. Non ditemi che non ve l'ha ricordato un po' con quegli occhiali, quella postura e quella flemma. Dai, era abbastanza evidente. E per i nerd delle bevande e del packaging, lo so, la settimana scorsa c'è stata la giosta e questa settimana c'è il boku, questo tipo succo di frutta che, boh, è stato solo in commercio in America negli anni 90 e nei primi 2000, poi è morto, che però questo packaging mi ha interessato molto quando Loki lo versa e sono andato a vedere roba veramente davvero molto anni 90.
Ma arriviamo più o meno in fondo, perché quando vediamo il centro commerciale del 2050 e Roxxcart, sappiamo che probabilmente ci entrerà in qualche modo la Roxxon. Se non lo sapete, la Roxxon è una delle multinazionali con le peggiori intenzioni che nell'universo Marvel ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo nelle storie di alcuni personaggi. E siccome sappiamo non succede mai nulla per caso negli universi Marvel Disney, se ce lo hanno fatto intuire qui, probabilmente ritornerà fuori in fasi successive della prossima fase dell'universo Marvel. Ed eccoci arrivati al vero colpo di scena dell'episodio, che ce lo potevamo aspettare, però è una bella conferma, ovvero l'arrivo di Lady Loki, interpretata da Sofia Di Martino, un po' diversa da come l'abbiamo conosciuta nei fumetti, dove è apparsa poco più che un decennio fa, con i capelli corvini, però il suo bel fascino ce l'ha e si preannuncia un personaggio molto interessante. Tra l'altro nei fumetti non era una versione alternativa di Loki, ma era proprio il Loki reincarnato in Lady Loki, che si trovava benissimo a suo agio anche nel corpo di donna. Beh, abbiamo già avuto conferme sul suo essere gender fluid e quindi, evviva Lady Loki! E alla fine la sacra timeline, o tempo linea se vogliamo italianizzarla in maniera brutale, collassa da tutte le parti per colpa del piano diabolico di Lady Loki, e vediamo un po' di luoghi familiari che compaiono sugli schermi della TVA, dove tutti vanno nel panico. Addirittura Ravonna Renslayer scende in campo, sembra voler scendere in campo in prima persona, quindi chi lo sa se questo ha stravolto magari anche i suoi piani un po' segreti. Ma quali sono questi luoghi? Tra gli altri ci sono Vormir, il posto della pietra dell'anima che sicuramente ricordiamo tutti, Asgard, Titano, cioè il pianeta natale di Thanos, Ego, il pianeta vivente che abbiamo visto in Guardians of the Galaxy 2, Sakaar, il pianeta di scarica creato dal Gran Maestro, e Hala, prima dell'invasione Skrull. E mi sembra che un bel po' di robetta ci sia al fuoco, Allora in attesa di vedere questo Loki in versione Doctor Who che viaggia nelle pieghe del tempo, dici anche tu se hai notato qualcosa di diverso, se hai dei dettagli da espandere, qualcosa in più da approfondire, e ci sentiamo sempre qua nel viaggio verso Loki, i prossimi episodi e un finale che secondo me sarà esplosivo.